Amici di Art Life, ben trovati con la vostra Brienzina. Questa sera siamo al Teatro Antigone di Testaccio per la prima di Due Cuori e una Caparra. Cinque attori in scena, veramente da non perdere, quindi seguiteci perché li intervisteremo e vedremo anche cosa combinano sul palco. Veronica Rega e in questo spettacolo Matilda. Ciao Vero, come stai? Ciao, bene, grazie. Prima di tutto, come sto? Sto bene, anche se sono arrivata sana al giorno del debutto. E allora ti parlo di Matilda. Matilda sì. È una ragazza molto solare, molto legata alla famiglia. C'ha questo papà che la chiama in continuazione, al quale lei è molto legata. Che cui dar di conto, quindi? Sì, che va in contrasto però col fidanzato, perché ovviamente è molto diverso da me caratterialmente, sì. No Marco? Perché è più casinista. La testa fra le nuvole, lei è molto svagato, più quadrata. Un po' più maschio classico italiano, diciamo. Ma sì, sì, l'ha detto lei, non l'ho detto io, però ecco. E quindi, però, il suo mondo, le sue certezze, il fatto di, ecco, lei è una fissata, deve avere tutti gli oggetti in ordine perché è una cosa che gli ha insegnato il padre, le dà serenità, no? Tutto questo mondo fatto di certezze, però, viene scombussolato nel momento in cui hanno un problema economico importante, insomma, no? E quindi lì viene a crollare anche, viene messo in dubbio anche il rapporto, perché lo vede con altri occhi, però poi insomma tutto l'amore trionfa, sì, come ogni lieto fine. E quanta Matilde c'è in Veronica? Poca, nel senso che io mi riconosco più in Marco, cioè nel senso che sono molto casinista, sì. Sono disordinata, sto con la... poi l'attore per definizione un po' sta con la testa tra le nuvole. No, sei riuscita comunque a fare frutto di questo nuovo personaggio che hai dovuto fare tu, Matilda, anche se è molto diverso da te. Ma assolutamente, anzi, più sono diversi e più è una sfida e più interessante approcciare, esatto, allo studio del personaggio. In bocca al lupo quindi per questa nuova avventura, fino al 3 marzo qui al Teatro Antigone, quindi venite a vedere. Vi aspettiamo! Sono bravissimi. Noi ci accontentiamo di poco e poi ce lo siamo sempre detto, no? Noi siamo due cuori e una gamba! Sì, finché Mudo non ci separa. Nicola Canonico, altra scommessa a teatro con Due Cuori e una Caparra, finché Mutuo non ci separi. Beh, esattamente, un'altra sfida, un'altra scommessa, mancano pochi minuti al debutto, siamo qui ancora in fase di costruzione. Che dire, è una commedia bella, romantica, divertente, è una storia dove ogni spettatore può immedesimarsi. La storia di Marco e Matilda, due giovani che dopo 4 anni di fidanzamento decidono di fare il grande passo. Una non scelta. Quello del matrimonio per ora, però quello insomma di andare a convivere e quindi anche di comprare casa. Oh, il mio generosissimo suocero! Ma come sta? Tizio? A chi? A lei? No, ma no, stavo parlando dell'accento immobiliare, neanche una tazza di caffè ci ha pavato! Sto Tizio! Ma leccelo! Tizio! Oggi volete dare un acconto del mutuo? No, grazie, che noi l'affitto ci piace, sì. No, non guardate, no, che ci piace proprio, sai, con l'ebbrezza di buttare i soldi dalla finestra, sì. I due protagonisti si imbattono in questa straordinaria avventura e sento due precari, uno di loro perde lavoro e quindi niente, si, come dire, dovranno combattere delle avversità, le avversità della vita. Esatto. Perché nel frattempo si sono indebitati non solo col mutuo, anche nell'arredo della casa, hanno fatto tante spese e quindi è dura. E in tutto questo però subentrano anche dei problemi sentimentali. Problemi sentimentali, sì, diciamo fondamentalmente in questa commedia noi abbiamo posto due focus fondamentali, che è quello della ricchezza e dell'amore. Cioè in realtà oggi quanto la ricchezza possa incidere realmente in un rapporto di coppia, cara Francesca? Sì, no, incide. Quanto? Insomma, secondo noi invece di quello che vogliamo rappresentare è che sicuramente i soldi non fanno la felicità. Perché niente, io non c'ho più energie, però tu riesci sempre a trovare le parole giuste.
Ma porca Eva, accidenti a noi che siamo solo due poveracci! Non erano queste le parole giuste. Oh, i grappi alla mano a forza di firmare cambiamo. Siamo carichi, concentrati, adesso vi saluto, buon grazie, lavoro Nick, e in ci bocca vediamo. Al lupo per questa nuova scommessa. Okay. Nicola Canonico. A voi, ciao! Ma insomma, ma se volete sfornare dei marmocchi, dovete pur comprare sta baracca! Sta per... questa bellissima casa, no? Ma siete imparentati? Ma chi? Tu e il nostro Freshly. Ah, pensavo ce l'avessi col gufo. A lui? No, si vede? C'è, c'è una certa somiglianza quasi. Sì, è un mio trisavolo. Vero? C'è un trifolato, sì, sì. Senti, ma adesso sto parlando con Sireno o con Enrico Franchi? Beh, metà e metà. Perché poi alla fine si cala talmente nel personaggio che si diventa un po' calato, un po' reali. Bello, sì, 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 sì. Infatti, no, il mio vero nome era Sireno. Ah, dici come Sireno? No? Ha detto sulla... Senti, Bellino, voglio... Senti, Bellino, tu che mi dai un 3x2, che siamo a discount? Offerta speciale. Prendere o lasciare? Che fai? Prendi. Lascio. Te pareva? In questo spettacolo tu sei un agente immobiliare un po' particolare. Un po' particolare, nel senso che confondo un po' il lavoro con la passione. Quindi quando mi capita un cliente particolarmente... avvenente, io mi dimentico, certo, della casa da vendere e mi butto addosso all'acquirente. Quindi... all'acquirente, quindi la casa se la dimentica. No, in realtà non vendo mai una casa, solo in questo caso riesco a, diciamo, quasi a dare la fregatura ai due giovani. Però tutto sommato sono anche molto attratto da questi due begli uomini, perché sei divertito. Raffaello Balzo e Nicola Canonico, cioè, beh, giustamente, cioè, due bei bistecconi. A me sì, a me madonna mi fa un baffo, è tanto cambiare a volte però... Ma te l'ho detto, è un uomo fortunato. Perché sono neurotico? Ma no, ma perché sei innamorato? Bene, grazie Rico, in bocca al lupo anche a te per questa nuova scommessa. Crepi a tutti e tanta merda, come dicono. Ma anche perché tra poco sei in scena, vatti sì, a cambiare. Sì, che devo, sono già entrati, sì, sono entrati, tocca grazie a te, corri! Siamo con Valentina Fratini, che è la regista e scrittrice di questo spettacolo. Ciao, come stai prima di tutto? Bene, abbastanza bene, tesi perché tra 10 minuti andiamo in scena. Esatto. E è la prima, quindi... Che ci ha fatto? Sogno una media, eh? E tu che ci hai fatto con Marco qui? Questo spettacolo vissuto, stravissuto sulle pagine, perché è stato scritto tante volte, rivisitato, no? Però effettivamente è tratto da una storia vera, lo possiamo dire? In realtà da più storie vere, nel senso che ci sono varie componenti della vita di varie persone che si uniscono in una storia singola di questi due ragazzi, Marco e Matilda. Infatti diciamo che le difficoltà economiche che portano questo rapporto a entrare in crisi sono quelle che incontrano tantissime persone. Io stesso ho avuto delle simpatiche esperienze del genere. Grazie. Quindi voi due lavorate insieme, di che cosa vi occupate? Sì, io sono una dottrice. Sì, io costruisce palazzi. Mi addaio. Sei giorni qui all'Antigone, però poi tanti e tanti altri sicuramente ce ne saranno. Arriveranno. Comunque noi ci siamo. Grazie. Intanto siamo partiti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Eccoci in compagnia di una delle due attrici di questa commedia, Cecilia Taddei, in arte per questo spettacolo. Invece, come ti chiami? Betty, sono un po' così, sono un po' svampita, sono un po' animalesca, un po' tigre, un po' così, capito? Cioè, racchiudo un po' ragazza di oggi, a romana di oggi, perché ma, no? Che ridi? Sì, potrebbe, no, per carità, non rido, però in realtà potresti essere anche una dirimpettaia un po' scomoda. Eh sì, perché ogni volta che loro stanno a fare roba io ti sono, sono un po' invidiosa. Capito? Praticamente il condominio ha deciso di rifare tutto il tetto del palazzo e ci vogliono 10.000 euro! Una nuova scommessa per questo spettacolo. Tu sei abituata a fare comunque dei personaggi un po' grotteschi, no? Anche sì, perché... sì, sono abituata perché anche con Nicola, che faccia a faccia, facevo tutta una signora un po' così, che dove vai errando per il palazzo. Era chiaro! Sì, Antonio gli piace cambiare, eh? Gli piace cambiare le donne che, diciamo così, lo accompagnano nei viaggi. Allora aspetta un attimo, perché Matilda non è un'accompagnatrice, è una professionista. È un'accompagnatrice professionista. Saremo diverse, io non ci avrò più
paura della solitudine. Manco io. È vero? Diverse, diverse, diverse. Diverse, diverse, diverse. Ma perché vado al telefono? Devi mandare un momento. No, al telefono. Oddio, oddio, questo non gli posso orario di te. No, sono buono. Senti, potevo cominciare domani la solitudine. Strepitosa Cecilia Taddei, grazie, grazie Ceci. Ciao. Adesso andiamo a conoscere il personaggio maschile, uno dei tre personaggi maschili di questa commedia, Raffaello Balzo, conosciuto dai, è anche un amico nella vita, quindi sarà difficile fare un'intervista normale con lui. Allora Raffaello, tu sei un attore di fiction, ma in questo caso sei Antonio e debutti a teatro per la prima volta. Esatto. Come ti trovi? Antonio è un costruttore, io mi sto costruendo la cena. Esatto. Perché non abbiamo tempo di cenare, abbiamo finito le prove da mezz'ora e tra mezz'ora appunto andiamo in scena. Esatto, e come la stai prendendo? Psicologicamente no guarda sono tranquillo. No, ma in realtà guarda adesso, adesso credo di cercare di rompere la tensione facendo un po' il burlone. Sì. In realtà quando la gente entrerà e vedrò tutta la platea piena non te lo succederà so dire. Qualcosa di particolare. Sei seria? Hai classe? È incredibilmente bella. Che cosa potrei chiedere di più? Un curriculum? Un curriculum. Certo, certo, un curriculum. Ce l'hai? Certo, l'ho portata apposta, ecco qui. Oh, che meraviglia. Formazione e attività. Di là. Allora, Raff, noi siamo contenti per questa tua scelta. Pensi che sarà la prima di una lunga serie oppure una voglia di sperimentarsi? Questa domanda me la devi fare. Dopo? Tra due ore e quindi mezza. Secondo te tutto quello che hai vissuto non ti ha dato la consapevolezza? Guarda, giusta devo essere sincero, è stressante. Io non ho mai fatto teatro, prima volta, ma ci sono dei tempi per preparare lo spettacolo lunghissimi, mentre io anche l'ultimo lavoro che ho fatto mi preparavo 15 scene dalla mattina al pomeriggio, era una cosa molto veloce. A teatro ci devi mettere l'anima, devi provare, riprovare, il testo è scritto, lo provi, non ti piace, lo modifichi, è un lavoro lunghissimo. Per me sei assunto. Sono 2500 euro al mese. Grazie di essere venuti, grazie di essere qua. Salve signora, tra poco ce ne andiamo, grazie mille. Beh, così qua è tutto live, quindi Raffa in bocca al lupo per questa tua prima esperienza. Io torno praticamente a fare vai, vai a fare, prendi due fette di pane. La mia cena. Esatto. Roba da matti.